Nella puntata precedente. Siamo stati a Pisa, in Toscana. Abbiamo visitato la città e siamo anche saliti sulla torre più famosa d'Italia, la Torre Pendente. Oggi andiamo a Firenze. Buona visione. Buongiorno, come state? Allora, adesso è arrivato il momento di lasciare Pisa e dirigermi nella mia città preferita d'Italia, Firenze. L'hotel è molto vicino alla stazione, infatti la stazione è proprio là, non so se potete vederla, e quindi andiamo a Firenze. Disposto un servizio sostitutivo con autobus. Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia. Eccoci qua, allora siamo a Firenze, io lo sapete, sono venuto spessissimo a Firenze, soprattutto quest'anno, però ogni volta che vengo è sempre bellissimo e davvero mi colpisce sempre questa città, che è una città che amo e mi piacerebbe un giorno magari anche venirci a vivere per un periodo di tempo perché è bellissima. E ho prenotato poi per oggi pomeriggio una visita al Palazzo Pitti perché non ci sono mai stato, tutti me l'hanno sempre consigliato, ma non ho mai avuto modo di visitarlo. Ora andiamo in una delle enoteche più rinomate di Firenze, Enoteca Alessi. Il posto è proprio in centro, vicino a Piazza del Duomo, ed è magnifico. La loro cantina è incredibile e ci sono vini da tutta Italia, con ovviamente una particolare attenzione sui vini toscani. Ho ordinato un calice di Brunello di Montalcino, uno dei vini più pregiati italiani, e poi questi crostoni con fegatini e blue cheese. Buonissimo! Ho dovuto anche comprare una bottiglia. Però dato che ho mangiato comunque poco, è stato uno spuntino quello che ho fatto e ho ancora un po' di fame, andrò a prendere il gelato in una delle gelaterie più famose di Firenze, che anche questa è appunto questa gelateria è consigliata su tutte le guide e anche le persone del posto la consigliano, che si chiama Gelateria dei Neri, se non sbaglio proprio in via dei Neri, dove c'è anche l'antico vinaio. Quindi adesso andiamo lì a prendere un bel gelato e poi vado verso Palazzo Pitti. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato su Buy Me a Coffee. Se anche tu vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, puoi fare una donazione su www.buymeacoffee.com/teacherstefano. Grazie mille! Comunque si vede che oggi è sabato perché c'è davvero confusione, ci sono tantissime persone, ma soprattutto tanti turisti. E l'ultima volta che ero stato a Firenze c'erano davvero pochissimi turisti e adesso però si sente di nuovo, si sentono davvero tante lingue diverse, persone che parlano tante lingue da tutto il mondo ed è un'emozione incredibile davvero. Poi voglio anche dirvi che questo non è un tour canonico, diciamo standard, della città, perché io quello già l'ho fatto. Quindi se voi siete interessati a guardare il tour di Firenze che ho già fatto per vedere quali sono, diciamo, le cose da vedere assolutamente, soprattutto se è la prima volta in città, vi consiglio di guardarlo, quindi ve lo lascio in descrizione, però lo trovate anche qui su. Invece per questo tour facciamo qualcosa di diverso e vi mostro anche delle cose un po' più, diciamo, un po' diverse rispetto a quello che normalmente si fa a Firenze il primo giorno che arrivi. È il primo gelato della stagione, perché io di solito non mangio il gelato d'inverno, però siamo arrivati d'estate, no? È caldissimo in Italia, è buonissimo, ve lo consiglio. Se venite
a Firenze, gelateria De Neri. Io ho preso questo qui che è pistacchio e ricotta, buonissimo, e questo cioccolato grezzo di Modica, che è tipo fatto con le fave, una cosa del genere, mi ha spiegato la signora, ed è tipo cioccolato fondente, buonissimo. Se venite a Firenze dovete assolutamente visitare la Fontana del Porcellino, che si trova qui in piazza del Mercato Nuovo. Prima di tutto non è un porcellino, ma un cinghiale, e secondo la tradizione bisogna toccare il naso al porcellino e mettere una monetina nella sua bocca. Se la monetina, cadendo, oltrepassa la grata dove cade l'acqua, avrai tanta buona fortuna, altrimenti no. Adesso andiamo al Palazzo Pitti, che rappresentava il potere dei Medici sulla Toscana. Abitato anche dagli Asburgo-Lorena e dai Savoia, oggi è sede di 4 musei incredibili. Si chiama così Palazzo Pitti perché porta il nome del suo primo proprietario, Luca Pitti, banchiere fiorentino del 400. La Galleria Palatina è una delle cose più belle che abbia mai visto. Dovete assolutamente visitarla di persona. Poi c'era anche una parte al piano superiore con altre opere classiche, ma anche un'interessante esposizione sulla Divina Commedia che mi è piaciuta un sacco. C'erano anche alcuni libri originali. Ora ho bisogno di riposarmi un attimo, non ce la faccio più a camminare. Allora, mi sono addormentato in hotel perché ero super stanco e quindi ho perso il tramonto, ma sto andando adesso in uno dei miei posti preferiti di Firenze, d'Italia e del mondo, cioè Piazzale Michelangelo. E sto correndo letteralmente perché voglio farvi vedere il panorama di lì di nuovo, perché c'era già nel mio vlog precedente, però con la luce. Vediamo se ce la facciamo. Beh, l'altra volta ve l'ho fatto vedere al tramonto, adesso è sera, quasi, più o meno, c'è ancora un po' di luce, però spero che questa vista da Piazzale Michelangelo, un po', appunto, un po' di sera, un po' al crepuscolo, diciamo in italiano, vi sia piaciuta. Adesso voglio andare a mangiare qualcosa e poi andare a dormire, perché in realtà domani parto molto presto. No, non è vero, parto alle 8 per tornare a casa in Puglia. E quindi non voglio fare tardi stasera. Se il vlog vi è piaciuto, come sempre lasciate un bel mi piace per supportare il mio lavoro. Grazie mille per averlo guardato. E se non volete perdere tutti i futuri contenuti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo nella prossima avventura in giro per l'Italia. Un abbraccio da Firenze. Ciao! Siamo stati insieme a Venezia, Roma, Milano, Bologna, Verona, Mantova, Padova, Trento, Bolzano, Lucca, Pisa. Bello, eh? Quale sarà la prossima città che dovrei visitare? Fatemelo sapere qui sotto. A presto. Ciao!